Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti in questa seconda lezione della danza dell'orso. Insomma, abbiamo già visto la parte A e la parte B, quindi per chi non l'ha visto il video precedente, consiglio di andarlo a vedere, perché oggi vedremo diciamo, delle variazioni o degli abbellimenti che metteremo insomma, su queste due parti, parte A e parte B, insomma, per renderlo un po' più carino, visto che il brano è ripetitivo, insomma, quando andiamo a ripetere possiamo insomma, effettuare qualche variazione. Ci sta anche una parte C che è proprio un po' più elaborata. Andiamo però nel nocciolo della situazione. Vediamo solo le cose che cambiano perché gira e rigira è la stessa cosa. Questa parte A che viene ripetuta è questo. Quindi è uguale a prima, cambia solo, ci sono queste quattro note. Para para. Quindi pam 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 pam, è questo. Poi quinta posizione, 3, 2 cerchiato, 4 e 2 cerchiati in sesta. Quindi questo. E questo, l'acciaccatura che già sappiamo fare, pa, oppure pa, quinta posizione, 3, 2 cerchiato, 4, sempre in apertura. Sesta posizione e poi pa, quindi è questo, eh. Fate solo questo, 3, 2 cerchiato, 4, sesta posizione, 2 cerchiato, quindi questo, eh. Quindi pa. Quindi questo, pa. Già sapete farlo. Vado, questo qua. Poi quinta posizione, 3, 2 cerchiato, 4, sesta posizione, e poi come prima, pa, pa, pa. E quindi è. Questo metto in video ciò che dovete fare. Questo è l'unico cambiamento, quindi se o magari vi piace l'eseguite prima la parte A come è scritta, quella semplice o elaborata con gli abbellimenti, oppure con questo che è scritto ora. La seconda volta la fate in quest'altro modo, quindi poi come prima qua, ancora uguale come notate, e beh, finisce ancora uguale. Potete, qua alla fine non ho messo quegli abbellimenti, potete metterli, quindi lo lasciate in modo semplice. Bene, questa è la parte A, cambia solo questa piccola cosa. E la parte B c'è un cambio in battere, invece di fare tam, ta, 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 che è tam, ta, 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 è questo 3, 2 cerchiato, 4 per due volte. Pa, ra, pa, ra, ra. Questo 3, 2 cerchiato, 4, quindi tararam, tararam. Anche qua non ho messo diciamo l'abbellimento qua, perché ormai l'avevate già capito, quindi tadatam, tadatam, tadatam. Ripetetelo molte volte in apertura. O mettete anche l'abbellimento. Ancora. Prima in apertura. Chiudo. Oppure senza abbellimento. Ancora. Lo rallento con un metronomo. Sentite. Chiudo. Con abbellimenti. Proprio una terzina. Andate avanti la stessa cosa. Si ripete nuovamente questo blocco che abbiamo fatto ora. Ta 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 ta. Quindi è questo, ascoltate. Uguale in apertura. 3. E poi la stessa cosa. Pa, 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 pa. Cambia solo queste due note, tre note finali. In apertura è pa, pa, e questo, che è un giro un po' diverso. È questo, un arrangiamento un po' diverso così. Abbiamo questo, le tre note di questa che abbiamo già eseguito prima. Queste tre note non le ho cerchiate perché sono uguali a queste. Ta ta ta, cambiano solo queste. Quindi basta seguire, giro e giro è sempre la stessa cosa. 3, 2 cerchiato, 4 in apertura. In chiusura, 3 a largo di un tasto, 2 cerchiato e 3, quindi questo. In chiusura, ancora. E le collego ora. Chiudo, ancora. Lo faccio per mezz'ora. Questo. Pa, ra, ra.
e poi aggiungo il 4, 2 pulsazioni. Ecco qua, ripetetelo per un bel po' di tempo, è questo. Bene, e poi collegate tutta questa parte che è qui, la parte B. Bene, poi ci sta la parte C di questa danza dell'orso. Ecco qua, qua abbiamo. Ah, non abbiamo, mi sembra, questa, diciamo, ripetuta, insomma, è così. Si ripete 2 volte questa, quindi è semplice. È così, 4, 3 cerchiato, questa è un po' più, diciamo, movimentata, quindi 4, 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato. Quindi bari, 4, ripeto, 4, 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato in apertura. Fate 5 minuti questo, con un metronomo. Abbasso un po' la velocità che vi aiuta, 69. Ancora questo. Bene, ripetete queste prime note per una mezz'oretta. Bene, in apertura, bentornati. A queste note che avete imparato, aggiungete queste 3, 2 cerchiato, 3 e 2 cerchiato allargandovi un tasto. Cioè salite di una posizione così. Questo il 2 cerchiato qui sopra e salite con tutta la mano, quindi così. Fate questo 3, 2 cerchiato, poi il 3, il 2 cerchiato che sta in quinta posizione, salite con tutta la mano e andate in quinta posizione per capirci. Quindi ancora, quindi 3, 2 cerchiato, 3, il 2 cerchiato sempre in apertura in quinta posizione, così. Chiara? Quindi fate per una mezz'oretta questo, bene, ben fatto, e poi lo collegate a quello di prima. Il primo blocco era questo, il blocco di poco fa che avete imparato, il secondo blocco è questo, e lo fate ancora così fermandovi però. Primo blocco, ok, e pensate, primo blocco, ok, sì, sono ben sicuro, posso collegarli, li collegate. Se avete dubbi non proseguite ancora. Bene, questo può essere un esercizio per qualche giorno, dipende dalla vostra difficoltà che incontrate. Chiaro? Bene, bentornati, l'avete fatto, uscirà così. Bari, bari. Ora, 4 note in apertura, 3 sempre in apertura, 3, 2 cerchiato, 4 e poi scendete nella posizione sesta, quindi così. Questo 3, 2 cerchiato, 4 e poi in sesta posizione, così. Questo 3, 2 cerchiato, 4, sesta posizione, quindi ancora questo, ancora questo, ancora questo. Bene, fate questo per una mezz'oretta, questo, e poi lo collegate in sesta posizione le altre note, 4, fate le altre note, 4, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato. È così, quindi le 4 note di poco fa sono queste. Siamo in sesta posizione, aggiungiamo queste altre 4 note, 4, 2 cerchiato, 4 e 3 cerchiato, sempre in apertura. Questo, 4, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato, ripeto, 4, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato, memorizzate i tasti. Poi le velocizzate, bari, bari, chiaro, bari, bari, stessa ritmica di prima, ogni pulsazione 2 note, quindi bari, bari, ancora, bari, bari. Tutte queste 2 battute della parte C sono, diciamo, crome, quindi vanno 2 note, diciamo, ogni pulsazione, quindi bari, bari, fate questo per una mezz'oretta. E poi collegate quelle 4 note di poco fa, che erano queste in apertura sempre, a queste 4 di ora. E sarà così. Fate queste per una mezz'oretta e poi collegate tutte e 2 le battute, sarà così. Bene,
Chiaro, tutte lineari, senza fermarvi, eh? Non fate dei saltellini, quindi tutte ben fluide. A livello acustico non si deve sentire la difficoltà tecnica, quindi va ripetuta per ore e ore, quindi. Ore 80, ma poi lo velocizzerete, lo farete veloci, man mano 82, a 2-2 alla volta salite, chiaro? Bene, poi in chiusura abbiamo 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, quindi ancora questo, quindi 2 volte 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, semplicissimo, chiaro? E poi collegate tutto questo rigo, così. Questo rigo per un bel po' di ore e poi vedete questo che abbiamo fatto ora. Chi non incontra difficoltà può inserire questi abbellimenti che abbiamo scritto, che può eseguirlo come abbellimento, come terzine, come vi farò vedere. Le eseguirò come terzine così. Così è come se fosse un'acciaccatura, quindi è così. Se lo fate come terzina. Così, quindi invece come acciaccatura sentite la differenza. Invece terzina è questo. Metto un metronomo così magari un po' più veloce, così capite bene anche l'effetto acustico. Ora ho eseguito l'acciaccatura, vengono eseguite poco prima del battere. Invece la terzina è così. Fate quale più vi piace, insomma. Vi consiglio di fare la terzina così. Quindi. Qua ho messo degli abbellimenti. Prima, diciamo, li ho messi, ecco qua. Prima sul 3, quindi dopo il terzo dito 2-3-2, e poi l'ho messi qua per creare un po' di variazione, quindi 4, 3, 4, 3, quindi un po' di movimento, altrimenti diventa tutto in diretta come sempre. Quindi 4, 3, qua fate 2, 3, 2 e poi pollice, quindi. E poi andando avanti 4, l'abbellimento c'è su 3, 4, 3, quindi 4, 3, ora fate 2, 3 e pollice. Battuta successiva si sposta questa terzina o acciaccatura che farete, quindi 4, poi 3, 4, 3, poi il 2, e l'effetto è questo. Decidete voi, potete anche decidere se fare l'abbellimento o la terzina, quindi. Oppure. Va bene, valutate voi. Bene, andando avanti, il rigo successivo è identico, che fa la stessa cosa. In apertura il 2, fa questo il 2, premuto, non lo lascio più, e premerò 4 e 3, quindi mettendo un metronomo, è così. Prima il 2, una pulsazione, 4 e 3, una pulsazione, 4 e 3, due pulsazioni. Lo faccio lentissimo, mettiamo, vabbè, 69 che è molto lento così. 4 e 2 pulsazioni, quindi una pulsazione, una e il 2 non lo lascio più così. E così queste due battute finali. Penso che sia stato chiaro, insomma, seguite, insomma, questa parte un po' più impegnativa, la parte C, dopo dipende da quanto tempo suonate, insomma, se suonate da poco, insomma, è la parte più impegnativa di tutto. Vi consiglio di assimilare bene prima le lezioni precedenti, insomma, vi conviene, chiaro?
e poi fare queste. Bene, per oggi è tutto. Se incontrate qualche difficoltà nei commenti mi lasciate un messaggio, condividete i video se volete che devo farne altri, insomma, quindi se i video serviranno, insomma, per aiutarvi, servirà qualcosa, altrimenti è inutile che li faccio. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!